Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e come vedete siamo su iRacing, ovvero torniamo su iRacing dopo praticamente un anno all'incirca, più o meno il mio tempo di iRacing è sempre sotto il periodo natalizio, quando magari ho un pelino più di tempo. Solitamente rinnovo l'abbonamento per un mese, poi non ci gioco più tanto, non ci giro più tanto dopo, devo essere sincero, a meno che non mi salga proprio la scimmia, mi infogno, e allora sì, come è successo un anno, dove abbiamo fatto due campionati interi, vincendo ben, se non vado errato, 15 euro, mi sembra, una cosa del genere, 12-15 euro, diciamo. Allora, dicevo, quindi torniamo quest'anno su iRacing, ho installato tutto, ho riconfigurato tutto, abbonamento per un mese, siamo con le Toyota GR86 e vediamo un po' qui al Nürburgring, è stato un po' un bordello risistemare tutto, è stato un po' complesso, non è stato così, sì, però insomma ce l'abbiamo fatta, abbiamo risettato tutto e adesso vediamo. Andrà il nostro iRacing, vediamo di se torneremo a bestemmiare, perché su iRacing si sa che su iRacing è come dire se le leva un po' dalla bocca. Dai, vediamo magari. E adesso abbiamo il 44esimo tempo, siamo al 20 come la merda proprio, ragazzi, un anno che non ci sappiamo, ci sta, può essere che non siamo fra velocissimi, ci sta. Oh, subito un off track così. Sì, ok, sa che l'esito per questo non è cambiato molto. Allora, 5 minuti dovrebbe partire le qualifiche. Non ricordo male, erano due giri di qualifica. Non ti andrà. Siamo con patente. Allora, ci facciamo la gara. Sì, andiamoci in gara. Direi che
siamo. Ok, andiamo in race. Yes. E ci buttiamo in questa garettina. Allora, facciamo la qualifica senza pretese. Non aspiro ad... non ho alcuna pretesa, quindi, cioè, se non quella di guadagnare un po' di rating, fare una bella garettina pulita, se possibile, e basta per adesso. E poi vediamo se magari vedo che anche che magari i video su iRacing interessano particolarmente, ci sta che prolunghiamo l'abbonamento e ci dedichiamo anche ai racing, perché no? Allora, practice, perché practice? Ah, ma ok, sì, le practice durano pochissimo e poi parte la gara. iRacing, vabbè, parte inutile, credo sia inutile e superfluo parlare di iRacing, perché credo che non ci sia essere sulla faccia della terra che non sappia cosa sia, quindi cioè il più grosso servizio di simulazioni offerto da, sono degli americani, ed è il più grosso nel senso di sono gare a tutte le ore, un sistema enorme, ben fatto, con tanti problemi. Hanno detto nel corso di quest'anno metteranno a posto, perché iRacing rilascerà, sembra, un massiccio aggiornamento di fisica delle gomme, anche grafico, sembra che rilascerà veramente un corposo aggiornamento. Se così fosse, sarebbe sicuramente tanta roba, perché è un gioco che è da un lato a livello organizzativo il migliore, nel senso che come gestire, cioè il migliore, è una piattaforma enorme, conta non so quanti utenti, ma non lo so, qualche milione, non lo so veramente, è enorme. Se riuscissero a limare questo discorso delle pecche che ci sono, sicuramente sarebbe fatto. Allora, per adesso lascio il volante con le mani, ma non so, non ho visto in che split siamo, vediamo se ci danno qualche informazione al riguardo. Ci siamo, finito. Allora, mi interessa questo. Ok, allora ci siamo, partiamo per le qualifiche, quindi mi sembra siano due giri se non vado errato. Abbiamo 8 minuti per fare le qualifiche. La voglia fa qualifiche. Thank you.
crack, quindi ho tagliato il giro. Ah! Allora, abbiamo fatto off track nel primo giro. Allora manca 4 minuti. Aspetta, controlliamo, ma non ci ha dato il tempo. Raga, non ci ha dato il tempo. Perfetto, non me ne ero accorto. Probabilmente nel primo giro abbiamo fatto un off track. Quindi probabilmente nel primo giro abbiamo fatto off track. A questo punto mi viene da dire, scusa, fammelo rivedere sto replay. Questo è il giro di lancio. Ok, questo è il primo giro. Allora, vediamo. Lui non ha considerato l'off track qua, dai. Non ci voglio credere. Sbagliato, cazzo, Rola. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, non ha considerato l'off track quello lì. Che se ci ha considerato quello di off track è la fine, cioè la fine, nel senso. Cioè non ci ha considerato questo, vero? Non ci ha considerato questo. Perché non è off track. Questo non è off track. Quindi non è possibile. Ragazzi, più chiaro di così. Questo non è possibile che ce l'abbia considerato off track. Simpaticissimo iRacing ci ha considerato off track questo, scommetti, non me ne sono accorto. Porca vacca, ragazzi. Questo è un problema, che Dio bonino. Questo ci ha considerato di off track. Lo dico io. Questo ci ha dato, questo ce l'ha considerato off track, ragazzi. Che non è off track, Qualcuno dice "hai messo le ruote sull'erba", ma non è off track, ragazzi. L'off track è quando le tue gomme sono. Vai, c'è la gara. Cazzo, devono essere 4 gomme fuori, non 2. Comunque, va bene. Ragazzi, c'è la gara, quindi si parte. E allora andiamo in griglia, tanto noi non abbiamo niente da fare, qua niente da perdere. Se non un po' di iRating gratuitamente. Quindi. Ma cazzo, partiamo? Non si sa. Ok, sì. Partiamo fra un minuto e mezzo. E come partiamo? La posizione? Non mi sembra neanche tanto indietro, raga. Piacere. Partiamo ottavi, ok. Ok, partiamo ottavi. Bene. Su, non so quanti eravamo nello split. Non ho guardato. Quindi è tutto pronto. Che Dio ce la mandi buona e che sia una gara regolare. Belle macchine, come ho detto, divertenti, molto. Si fanno guidare abbastanza bene, diciamo. Si guidano abbastanza bene, poi è ovvio qui, bisogna stare molto attenti, contatti,
off track, che ovviamente c'è la squalifica, c'è una serie di cose che, a cui non vogliamo pensare. Allora, come sempre, voi purtroppo vedete una parte dello schermo, io ovviamente avendo il triplo monitor ho una visione un po' più, una visione molto più ampia, e quindi dovrò vedere ora, quando poi vedrò sul video se è venuto bene o se c'è il caso, o se è il caso di aumentare la profondità per farvi vedere un po' più cose, ecco. Bene ragazzi, ci siamo, tutto è pronto. Spielberg, circuito corto, quello si muove prima, anche lui. Ci muoviamo tutti. Ah, ok, c'è la partenza lanciata. Ok, partenza lanciata, si va a scaldare le gomme. Partiti a cannone, io non ho visto neanche quanti cazzo di giri sono. Attenzione, questo non è stato corso a posizione, non c'è la compenetrazione delle macchine prima del via. Ora che lo so, ora ci siamo quasi. Maledetto! Che tu sia maledetto! Non si può rientrare così. Ok. Toccato aspettare che passassero tutti. Che tu sia maledetto! Ma come si fa? Come si fa? Non siamo ultimi per tutti, sa qualcuno, perché è schiantato qualcuno all'inizio. iRacing, mancava tornare su iRacing per trovare sta gente qua, porca puttana, ma come si fa? Ora 15 minuti di solitaria follia. Siamo 14esimi da ottavi, eravamo settimi anzi quando ci hanno colpito. Da settimi 14esimi, hanno perso 7 posizioni per colpa di questo coglione. Quello è un coglione che non ha un'altra spiegazione, uno che fa una cosa del genere. Al primo giro avevamo sorpassato, al primo giro il coglione appare. Spero che non avevamo l'età di fare questa azione, non volevamo essere scaraventati fuori subito. Guardate che stiamo andando più forte di questi davanti, se non sono un po' di
malissimissimo.
pista è corta, quindi non è che ci sono tutte queste chance, cioè c'è qualche curva dove guadagniamo, ma non è proprio semplicissimo riportarsi sotto, eh. Abbiamo dovuto
dovuto chiudergliela in faccia perché... era un grosso problema. Dai che riusciamo a prendere anche dei metri, cioè l'ultimo giro. Tanto davanti Bagar, attenzione perché questo ci ha preso la scia. P9, siamo in P9, dai. Davvero per quell'incidente all'inizio, perché mamma mia cosa non ha fatto questo dietro, come ha frenato. Però andiamo a chiuderla di nuovo. La chiudiamo. Ah, allora io voglio andare a vedere, scusate, allora se faccio così dove cazzo Rola mi manda? Allora voglio andare a vedere, allora facciamo così, guarda. Allora, la gara parte, c'è già una ai box, quindi va bene. Allora, qua questi due fanno un po' il macello, io ne approfitto perché ovviamente qua noi siamo la macchina verde e nera, passati tranquilli e tutto. Cosa succede? Succede che perché come fai a fare una cosa del genere? Non riesco a capacitarmi. Come puoi fare una cosa di questo tipo? Cioè, ma proprio non lo capisco, eh. Cioè, a me mi dovete spiegare come uno può guidare così. Ok? Guardate quanto cazzo è distante. Ragazzi, io la curva la devo fare. Cioè, io non è che posso non fare la curva. Ma lui entra! Cazzo, ma mi vede! No, no, ma chi è? Chi è questo? Voglio vedere chi è. No. Douter 2. Douter, mi fai vedere cosa cazzo stava vedendo lui? Cioè, Douter, porca di quella vacca. Ora, voglio vedere dal suo camera car. Ok? Cioè, io dal suo camera car sono completamente avanti, ok? Allora, vediamo se lo... Ok. Oh! Vediamo che cazzo fa. Allora, io sono lì, ok? Lui entra dentro.
Cazzo, secondo te io come faccio a girare? Dimmi, tesoro. Sono avanti tutta la macchina. Ho una macchina intera avanti. È chiaro che tu così mi centri in pieno. È chiaro che se te fai una manovra del genere ci porti a tutti a fagioli. E infatti, eccolo qua, il risultato. Vabbè, perdiamo tutte le posizioni e va bene. Volevo vedere la fine, che la fine secondo me ne vale. No, ma non la sua. Non di dote, aspetta. Non di dote. La nostra, eccola qua. Tra l'altro siamo arrivati davanti. Poi c'è stato un altro pazzo che è rientrato con un siluro, però vabbè. Vabbè, dai, ragazzi, io direi che per oggi il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Oh, se vedo che c'è interesse su iRacing, perché no, io mi sono divertito, dico la verità. Quindi, quando io mi diverto, se c'è da portare roba, la porto volentierissimo. Ci vediamo al prossimo video, appunto. Ragazzi, rimanete sul canale, è stato piacere come sempre, e quindi vi dico alla prossima. Ciao belle!